Quando si taglia il salame, bisogna togliere la pelle o no? Assolutamente no, è un peccato mortale. Il salame non va lavato prima, a meno che non sia in condizioni particolari, ma se è in una cantina un po' umida, va lavato con acqua e aceto un paio di giorni prima, spennellato un po', poi si asciuga. Poi assolutamente, io odio vedere, perché immediatamente, siccome lei il salame, no, a meno che lei gli tolga la pelle, chi toglie la pelle dice perché, altrimenti il coltello affettando porta dentro un po' di muffa e può far cambiare il sapore. Ma un salame tenuto bene è pulito, non ci sono muffe. Quando lei prima di tagliarlo toglie gli spaghi, sempre deve togliere bene gli spaghi, o la rete oggi, preferisco gli spaghi come mette lui, dopodiché lo strofina bene con un panno leggermente umido, poi lo lascia lì in secondo. Quando lo riprende e lo ripulisce con un pezzo di carta, si taglia con la fettina, perché una delle cose belle è proprio togliere la pelle. Il grasso esterno senza pelle si ossida immediatamente, quindi quando lei ha tolto la pelle vuol dire che lei dovrebbe, intanto che taglia, qualcuno dovrebbe prenderlo e mangiarlo il salame. Ma se lo lascia lì solo a fare un bel piatto, metterlo lì, dopo mezz'ora servirlo e quelli là che lo mangiano pian pianino, il grasso tende a irrancidire immediatamente a contatto con l'ossigeno e tende a sapere un sapore che non va bene. Quindi nel modo più assoluto si pulisce il salame, si mette su un tagliere di legno morbido, non di legno di ulivo come poi avete in casa belli con perché toglie il filo della coltella, è un coltello particolare, lungo, ecco, molto affilato, deve essere usato con un'inclinazione 45 gradi, soprattutto non è una sega, non si, ma deve andare piano piano e fare una fettina che non sia troppo sottile, che non sa di niente, troppo spessa. Poi arrivo a dirle che se si è lavata bene le mani, se è in una bella compagnia e lo si mangia con le mani, pelandolo con le mani, è il massimo della vita. Vino, ecco, diciamo, dipende da che tipo di salame, cioè segue il salame. Lei allora dice un vecchio detto che si dice che il salame per essere buono bisogna buttare gli spaghi sulla neve, mi spiego. Siccome quando lei, all'inizio si fanno le filzette maturano in 40 giorni, il periodo migliore per sacrificare il maiale è tra la fine di novembre e la fine il mese di dicembre. Normalmente qui più nevicava ed è uno dei segreti per il salame buono. Un altro dei segreti era che maturasse con la neve, la prima stagionatura, che la neve dà umidità di giorno quando si scioglie, ma di notte poi gela e quindi è l'ideale. Quindi vuol dire quando lei al mese di gennaio, fine gennaio, primi di febbraio, mangia una filzettina del genere, secondo me se ha un pinottino rosato è meglio di un vino carico, di un vino. Man mano che il salame, se andiamo a prendere adesso un cucito che comincia ad avere quasi, sta per compiere l'anno, cosa del genere, se lo con una bonardina di quelle giuste o con una barbera un pochino più leggera e più frizzante, è la fine del mondo. Non vini pesantissimi, non vini barricati secondo me, perché gli tolgono un pochino dalla fragranza. Lei sa che l'abbinamento è sempre determinato dall'incontro di due cose. Il vino deve pulire la bocca e quindi deve essere un vino con un minimo di corpo, perché lei mangia una cosa grassa, ma lei mangia anche una cosa saporita, leggera, delicata e profumata. Quindi se lei mette una specie di cemento armato in bocca poi non sente più niente. Cioè un bellissimo barbaresco che va benissimo con uno stufato, secondo me non va bene con un salame, per l'idea mia.